Mi dicevo, non si sa mai. Uno straordinario successo di pubblico a Trani per Chanson, il tributo della cantautrice romana Chiara Civello ai cantautori francesi, ma pure tra gli altri Ennio Morricone, passando per gli arrangiamenti straordinari del Mondo di Jimmy Fontana e altri. Il concerto fa parte della stagione eventi 2022 di Palazzo delle Arti Beltrani, contenitore culturale polifunzionale della città, prodotta dall'Associazione delle Arti con il patrocinio di Costa Sveva e del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria, con il sostegno della Regione Puglia e della città di Trani. Si inserisce all'interno della quarta edizione di Jazz a Corte. Ora, io sono per metà pugliese perché mia madre è nata a Bari e mia nonna Bianca Fanelli era di Martina Franca, quindi c'è tutto, c'è nel DNA la Puglia e devo dire che mi sento molto a casa per tanti aspetti, forse anche il clima, gli ulivi e il fatto che vengo in Puglia spessissimo a cantare, non solo, perché ho scelto la Puglia anche come luogo di vacanza spesso. Vado nel Salento, ho tantissimi amici, registro in uno studio di registrazione di Bari, quindi insomma ci sono tante ragioni per amare la Puglia e comunque sono molto grata al fatto che molto spesso torno a cantare.